parte Angelo Corbetta, prima bocciata della finale campionato italiano Masters, specialità boccette. Nulla di fatto. Lunga, corta, corta risalire per Yuri Minocchi. Risponde per Angelo Corbetta. Ottima biglia, spunto segnato. Yuri Minocchi risponde, carambola, punto preso. Risponde di Angelo Corbetta, attenzione, smezza pallino. Corbetta al 16. 16, fortunoso, frustrazione nel volto di Yuri Minocchi che scuote la testa. Ultima per Angelo Corbetta, per questa mano naturalmente. Calcio veloce, altri 12 Corbetta punti. Corbetta 12! Punteggio 28-0, Angelo Corbetta. Subito in salita il primo set per l'ancora campione italiano in carica. Si va per i 5 punti per le tre biglie. Minocchi 2. Fine, è solo una biglia, il pallino non viene mosso. Mette i suoi primi 2 punti a referto Yuri Minocchi e si appresta la bocciata. Metto esterno, prima passata. Minocchi 2. Pallino a mezza via del castello della sponda corta, più vicino a quest'ultimo. Buon accosto per Angelo Corbetta. Attenzione, ci può essere però un tiro a realizzare per Yuri Minocchi, un trasponde in correzione, quasi costretto ad effettuare questo tiro visto il ritardo nel punteggio assolutamente sbagliato sul largo. Corbetta 4, paga 4 punti.
32-4 il parziale. Attacca ancora Angelo Corbetta, tre sponde. Colpisce piena la biglia e segna il punto. Siamo con l'ultima per Iuri Minocchieri. Ripetiamo, già con le spalle al muro in questo primo set. Altro tiro veloce per cercare Birilli e per cancellare il gioco del 8 di colore. Lunga corta, Angelo Corbetta abbassa il pallino, non trova punti, ma dovrebbe aver trovato le due biglie. Ma attenzione che c'è un altro tiro per il giocatore comasco, trapiantato ormai da tantissimo tempo a Forlì. Tira un rovescio trasponde della biglia rossa. Trova assolutamente l'angolo perfetto. Corbetta 16. Sono. Sì, sì. Cioè, c'è. C'è. 8 di realizzo e 8 di colore con un tiro funambolico tanto spettacolare. E la classifica dice impietosamente 48-4. Quindi primo set per Angelo Corbetta e Iuri Minocchieri inizia questo secondo set con un Birilli esterno di prima passata. Minocchieri 2. Il rientro è quasi impercettibile. Si cambia pallino vicino a sponda corta per cercare di evitare le tempeste del primo set. Abbiamo la nuova formula 3-5 da quest'anno per assegnare il tricolore nella categoria Master Boccette. Discreto accosto, ma c'è spazio per Angelo Corbetta per entrare.
Ottima veglia di Angelo Corbetta. Due sponde per Iurminocchi a parificare il pallino vicino alla rossa alla nostra sinistra. Rimpalla. Corbetta 2, due punti per Angelo Corbetta, due pari, secondo set, un 7-0, Corbetta. Di prima passata, quinta naturalmente con Corbetta 8, 10-2. Corbetta 12, trova 12 punti Angelo Corbetta, 22-2. Costa Iuri Minocchi, punteggio è 22-2. Risponde per Angelo Corbetta a risalire, sbaglia sul largo. Minocchi 10, la reazione
Yuri Minocri, 2 bianchi, 8 punti più una biglia, quindi un totale di 10, si porta sul 12-22 con la bocciata a disposizione. Punti di prima passata, probabile rientro stavolta, ma non sufficiente. Minocchi di 4. Naturalmente pallino in basso, il più in basso possibile. Di Angelo Corbetta, discreto. Ottimo tiro d'effetto per Yuri Minocchi con un tremo di 4. Leggermente stretto, bisogna vedere se il punto è stato conquistato, si chiamerà probabilmente la misurazione. Così non è, punto di Angelo Corbetta, punto bianco, due sponde per Yuri Minocchi. Biglia numero 3 della mano. Errore sul largo. Per adesso errori anche abbastanza gravi per un Minocchi che fino alla semifinale è stato perfetto. Con l'ultima entra a prendere il punto, ma siamo in situazione di 2 contro 0 per Angelo Corbetta. Vediamo cosa deciderà. Un probabile tiro veloce per aprire. Ad aprire. Alla fine sarà una biglia, crediamo, per Angelo Corbetta, con un tiro elementare a meno di non dover tirare a dei giochi alternativi, ma visto la situazione di punteggio dovrebbe accontentarsi di una biglia. Vediamo se riesce a conquistarlo a questo punto. Corbetta 2!
secondo set, un 7-0. Come detto di prima, 10 punti di seconda. Corbetta 10. E 34-16. Prima di Minocchi attaccabile da Angelo Corbetta, che ha fatto subito un trasponde, la cambia ma non realizza alcun punto di Castello. Tanto sono state definite a Cervia le semifinali del campionato italiano prima categoria. Parte alta Amos Casadei di Forlì contro Marino Fabbri di Cesena, nella parte bassa Roberto Zanna di Bologna contro Emanuele Melandri di Ravenna. Buona biglia di Angelo Corbetta, terza per Minocchieri. Punteggio penalizzante che costringerà probabilmente a dei tiri alternativi fra un po'. Comunque per adesso trasponde a risalire. Se sarà un 2 o un trasponde per Angelo Corbetta, il trasponde a risalire su pallino per cercare ancora una volta di mettere in difficoltà l'avversario. Ottima biglia. C'è una possibilità forse di trasponde dalla parte opposta per Iori Minocchi o anche da questa tira a realizzare Iori Minocchi, cavando via la biglia bianca, rimane stretto. Minocchi 2, ugualmente il punto. Iori Minocchi, rovescio molto accentuato, dobbiamo dire. E punteggio 3-4 Angelo Corbetta 18, Iori Minocchi che ha perso il primo set.
ero veloce di Yuri Minok, che non trova per un'inezia dei punti di Virilli. Costa Angelo Corbetta, due sponde di prima. Ultima per Yuri Minok, alto tiro veloce, passa liscio, senza toccare né sfiorare nulla. Tiro di taglio, entra troppo, attenzione che può pagare punti, niente. Corbetta 2! Solo vicino alla bevuta Angelo Corbetta. Una biglia, due punti. 36 a 18. Secondo set. Filotto di prima passata, solita bocciata corta. Corbetta 10. Un altro birillo, sono 10 punti e 46 a 18. Con le spalle al muro Yuri Minokkari. Angelo Corbetta con il trasponde, correzione probabile della biglia, colpisce con la bianca il pallino, non ottiene il brillo che manca, ma vantaggio assolutamente rassicurante. Corta, attaccare il pallino, 0 punti, non riesce praticamente niente a Yuri Minokkari. È chiaro che quando uno ha bisogno di punti, questi non arrivano mai. Un due sponde largo di prima,
test. Prova di apparecchiare per gli 8 di colore, ma vedremo cosa farà Angelo Corbetta. Una buona biglia potrebbe anche non consentire a Minocchi di bocciare. Vediamo come deciderà di posizionarla. Tre sponde a risalire, si nasconde molto bene, parificato dietro al pallino. Meglio non si poteva mettere. Tiro sbracciato di due sponde, la cava via la biglia con un tiro da manuale, si cavano queste tre. Otto. Sono otto ore da Cineteca. 26 punti totali, 46 quelli di Angelo Corbetta. Falloso ancora una volta la bocciata Iuri Minocchi. Nulla di fatto. Che non ha portato nulla di positivo per Iuri Minocchi, che adesso è in situazione di 3 contro 1, deve gioco forza trovare un qualcosa, trova un 20, Minocchi 20 con un colpo in testa, siamo 46 pari. Colpo secco in testa, 20. Sale la pressione per Angelo Corbetta, siamo in 3 contro 1, ma sappiamo già che Iuri Minocchi attaccherà qualcosa per cercare quel birillo di calcio che manca per pareggiare i conti nei set.
tre sponde di accosto e poi vedremo cosa tirerà fuori dal cilindro Yuri Minocchieri. Ultima per Yuri Minocchieri. Dovrà trovare un birillo con questo tiro. Assolutamente complicato. Veloce il trasponde, gira, ma non ottiene nulla. Due biglie adesso per Angelo Corbetta, che può portare a casa anche il secondo set. Pensieroso Angelo Corbetta, vorrebbe trovare i 5, ma attenzione che se si paga un birillo di calcio si perde. Prova di venire giù, ha visto che non c'è il rischio, e alla fine entra con due biglie. Yuri Minocchieri quasi una statua di sale, c'è una lunga corta. Corbetta 5, secondo set, Corbetta 50-46. Terzo set, inizia Angelo Corbetta, che è sopra 2-0. Filotto di seconda passata. Corbetta 8. 8 punti, solita spinta corta. Accosto di trasponde di Yuri Minocchieri, non precisissimo per usare un eufemismo. Attenzione Angelo Corbetta con il trasponde, che potrebbe già indirizzare anche questo set, vediamo.
entra sullo stretto, probabilmente, anzi, non segna il punto e tira l'ultima biglia di questa mano. Corbetta 2. Due punti per Angelo Corbetta. Contro 0 Yuri Minocchi, 10-0 Angelo Corbetta, terzo set, ma 2-7-0, altro colpo in testa. Tentativo di calcio per Yuri Minocchi, ottima biglia, il match del 18, un'esecuzione veramente perfetta da Cineteca ancora una volta. 18 Yuri Minocchi, 10 Angelo Corbetta, terzo set, Corbetta 2-7-0. Ancora falloso Yuri Minocchi. Quel che è peggio, pallino sopra il castello. Non una bellissima notizia per Yuri Minocchi. Sicuramente insidioso, perché è molto vicino al filotto, è dritto, ma Angelo Corbetta ugualmente proverà il tiro a uscire con la propria, a realizzare per ammazzare la partita. Corbetta 4 punti e rimane in zona il pallino, probabilmente ancora rosso. Viene chiamato bianco da Angelo Corbetta, dalla nostra postazione impossibile stabilire. Punto bianco, confermiamo. Calcio veloce, Yuri Minocchi. Secco, ma svirgolato da una parte. Tre sponde largo per Angelo Corbetta.
attacca Yuri Minocori con il trasponde largo, colpisce il pallino sul largo, nulla di fatto, solo il punto. Tentativo di lunga corta di Angelo Corbetta, c'entra l'angolo alla perfezione, vediamo cosa succederà. Corbetta 12. 12 con un altro tiro veramente. Da manuale. Stesso tiro per Yuri Minocchieri. Entra troppo. Corbetta 2. Alla fine una biglia per Angelo Corbetta. A 18. Ometto di prima passata. Filotto di seconda. Corbetta 12. Unplaying di terza passata. E 40-18. Sul velluto Angelo Corbetta. Praticamente perfetto in questi tre set. Risponde Angelo Corbetta per l'eventuale chiusura, rimane stretto, segna il punto, ma Yuri Minocchieri sembra ormai alla stretta finale. Punteggio penalizzante ancora una volta per un Minocchieri che con un tiro bello finché si vuole, ma forse casuale, aveva riportato in bilico il secondo set, ma per il resto non c'è mai stata partita. Tiro largo, trasponde a cercare punti. Trova solo il modo per tirare l'ultima, trova due bianchi. Minocchieri 8. Siamo 26-40, ma Yuri Minocchieri ha terminato ancora una volta le biglie. 26-40, 2 per 2 biglie per Angelo Corbetta contro 0. Lunga corta per cercare di affondare, ma rimane largo. Questo è un errore. Adesso bisogna prendere il punto e bocciare per il filotto.
certo punto non semplice. Tiro di taglio difficoltoso. Attenzione, trova un birillo, 4 punti. Sì, corbetta 9. Più 5 di colore, 49 a 26. Championship point per Angelo Corbetta. C'è bisogno di un birillo per essere campione italiano master. Eccolo il birillo, e Angelo Corbetta con un secco perentorio 3-0 è il nuovo campione italiano master specialità boccette. Lo andiamo a sentire. Angelo, sono in diretta, bisogna che espletiamo subito l'intervista, sono in diretta. Allora, innanzitutto complimenti, guardiamo là, proviamo di guardare. Angelo, allora, complimenti della Nicoletta, no, giusto così. Angelo, una partita che è stata quasi perfetta la tua. Guarda, ho avuto sì, un pelo di fortuna con quel 16, ma poi all'inizio però ho giocato bene, lui non ha giocato da Minocchi, secondo me non so se era nervoso che cosa, non ha giocato bene, io ho fatto un buon livello, io ho giocato bene, ho preso dei tiri, ho giocato bene appunto su un biliardo che non ti permette errori perché è velocissimo. E credo dopo un secondo posto di essermelo anche meritato. Allora, secondo me pesa nella sconfitta di Iuri, adesso non so se lui verrà a fare l'intervista perché so che non ama, i 3 vuoti in 3 set per lui sono un'esagerazione, 3-0 a bocciare in 3 bocciate consecutive. Ah, capita, bisogna essere bravi quando si vince, essere bravi quando si perde. Io certo, secondo me, scusa se ti interrompo Angelo. Sono bravissimo. Ha inciso più sul fatto mentale, secondo me, che sulla. Vabbè, comunque non è successo. L'ho fatto. Va bene, allora adesso ti congediamo perché c'è la premiazione con tutta il merito e l'onore che devi avere. Campione italiano, master Angelo Corbetta, complimenti. Bene, noi chiudiamo. Ha detto qualcosa? Anzi, avevo spostato un quadro, ma si vede che ha detto Andrea. Bene, noi possiamo chiudere questa lunga diretta da Piazza Sagrini a Fermo. Naturalmente onore ad Angelo Corbetta, ma anche a Iuri Minocchieri, che ha giocato assolutamente sottotono, ma naturalmente non cambia
il grande valore di questo giocatore. Ricordiamo, campione l'anno scorso, secondo quest'anno, secondo 2 anni fa, cosa si vuole di più? Tanto una buona serata da Fermo e ricordiamo il prossimo appuntamento martedì dal Cervia Palace per un incontro di Stella di Romagna primo turno. Una buona serata ancora da Cervia e alla prossima. Allora, thank you.